Siamo tra le prime 8 d'Europa! Siamo tra le prime 8 d'Europa! Siamo tra le prime 8 d'Europa! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, che sofferenza! Non finivo più! Non finivo più, ragazzi! Gli ultimi minuti allucinanti! Allucinanti! È successo di tutto! È successo! Django! Django! Ti sei rifatto per tutte le cagate che hai fatto negli ultimi mesi! Django! L'hai salvata quella palla! Django! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Lungo questo corridoio ho fatto 20 chilometri! 20 chilometri! La partita, la sala video è di là nella seconda porta. Avrò fatto 20 chilometri qui avanti e indietro. 20 chilometri! Mamma mia, ragazzi! 93 minuti di controllo assoluto, 3 minuti di sbandamento finale che hanno fatto perdere 10 anni di vita a tutti, dove è successo di tutto. Salvataggio sulla linea di Django, miracolo di Onana, palo, 3 minuti di sofferenza su 97, 3 minuti di sofferenza su 97 e passiamo con il gol di Romelu Lukaku. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Quest'Inter è capace di tutto! È capace di niente e tutto! Siamo capaci di niente e di tutto! Ma avete bisogno di essere insultati per andare in campo così? No, perché se avete bisogno di essere insultati, io vi insulto tutte le volte, se poi reagite così. Se poi reagite così, io vi insulto tutte le volte, vi insulto! Mamma mia, ragazzi! Che bello, ragazzi! Allora, parliamo un attimo seriamente di com'era oggi questa partita. Noi siamo arrivati a questa partita in una situazione che si era venuta a creare, ambientale nei nostri confronti, terribile, orribile. Primo, perché il Milan la settimana scorsa era passato col Tottenham e quindi avevamo il dovere, anche per evitare gli sfottò che loro magari erano andati più avanti di noi, il dovere di andare avanti anche noi. Nel mezzo, la catastrofe di Spezia, di La Spezia, con un Inter che ci ha fatto incazzare a tutti, ed eravamo arrivati a questa partita con le voci dei media, dei giornali, l'ultima spiaggia, se l'Inter perde, Inzaghi, esonero, non esonero, arrivati a questa partita come se, passando il turno, abbiamo fatto il nostro e niente di eccezionale. No, noi oggi abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, perché questo è il miglior risultato che fa l'Inter in Champions League dal dopo triplete, mentre al Milan passa col Tottenham, impresa, grande Milan. Noi eravamo arrivati a questa partita che se passavamo il turno avevamo fatto il nostro. Noi il cazzo! L'Inter oggi scrive un capitolo della storia recente in Europa fantastico, perché veramente abbiamo passato un girone dove nessuno ci dava una lira e abbiamo incontrato una squadra che è 100 volte più rognosa del Tottenham e molto più forte del Francoforte che affronterà il Napoli. Abbiamo incontrato la squadra più forte delle tre italiane in Champions. Abbiamo incontrato. E poi sono contento per Simone, perché ogni volta si prende... Oggi, sono bravi i giocatori o è bravo l'allenatore? Oh, fatemi capire, perché tutte le volte che si perde è uno stronzo l'allenatore, quando si vince sono bravi i giocatori. Quindi, siccome alla Spezia le sbadilate se le sono prese tutte, ma vedo che Inzaghi è quello che se ne è prese più di tutte. Oggi, chi è stato bravo? Solo la squadra o anche l'allenatore? Perché tutte le volte passa il messaggio che quando si vince sono bravi solo i giocatori, quando si perde stronzo solo l'allenatore. Sta cosa deve finire, deve finire. Grande Simone, grande Simone, grande Simone, anche se ogni tanto mi fa incazzare come alla Spezia, io sono sempre dalla tua parte. Grande Simone, i conti si fanno alla fine, i conti li facciamo alla fine, poi vediamo alla fine, vediamo. Grande Simone!
Mamma mia ragazzi, che partita! Che partita! Dico la verità, prima della partita mi aspettavo un Inter più in sofferenza. Mi aspettavo un Porto più cattivo, più arrembante, con più occasioni. Invece sì, hanno tenuto magari di più il pallino del gioco in mano, anche perché erano loro quelli che dovevano recuperare. Noi non è che abbiamo speculato sul risultato dell'andata, ma avevamo due risultati su tre, avevamo, e quindi abbiamo fatto la nostra partita senza soffrire fin per 90 minuti, poi per 93 minuti, poi dal 93esimo al 97esimo è successo di tutto. Però la Champions, ragazzi, è così. La Champions è la competizione dei dettagli e anche del buco di culo. Vi ricordate quando abbiamo vinto il triplete e come abbiamo passato il girone? La storia della Champions è piena di squadre che sono andate avanti o che l'hanno vinta anche con partite vinte a buco di culo. Oggi fatemi fare una menzione speciale a un giocatore che per l'ennesima volta ha dimostrato di essere veramente uno di quelli che da Inter sempre. Sono pochi i giocatori da Inter sempre, quando si vince e quando si perde. Questo è uno che da quando è arrivato all'Inter non ha mai fatto una partita di merda, mai, e si chiama Matteo Darmiani. Da quando è all'Inter ha sempre giocato bene, qualche volta può essere stato da 5 e mezzo, rarissimamente da 5, ma non ha mai fatto una partita di merda, mai, e oggi è stato il valore aggiunto della squadra, ragazzi. Matteo D'Artagnan, dove lo metti sta oggi? Partita clamorosa. Mamma mia ragazzi, sono proprio contento per noi tifosi, per l'allenatore che forse adesso passerà 3 giorni tranquilli, ma non vi preoccupate perché alla prossima c'è la Juventus, sarà di nuovo sulla graticola, sarà, perché tanto qui quando si vince hai fatto il tuo, quando perdi sei da cacciare a calci in culo, non lo so, anche gli altri sono a 20 punti dal Napoli, sembra che siamo a 20 punti dal Napoli solo noi, il Milan campione d'Italia, che ha perso la Supercoppa, che è andato fuori dalla Coppa Italia, che è dietro l'Inter in campionato, Pioli, ma non si sente mai parlare di sostituto, blindato, niente. Noi abbiamo un allenatore poveraccio che ogni volta che non vince è lì che lo cuoce alla griglia, Va bene così. Contentissimo, veramente, ce la meritiamo e adesso viviamo questi sorteggi che sono sempre molto affascinanti. Chi capiterà, l'Inter quest'anno ha fatto una bella Champions League. Lo ripeto, girone difficilissimo passato, abbiamo passato questo turno contro una squadra molto ostica e adesso giochiamola a cuor leggero, sapendo che abbiamo fatto una bella Champions League, ma non vogliamo smettere di sognare. Non voglio smettere di sognare, che non vuol dire che penso di vincere la Champions League ovviamente, ma non voglio smettere di sognare. Da domani testa la Juventus, c'è qualche giocatore acciaccato, ho visto Bastoni e Di Marco, soprattutto Bastoni che è uscito con qualche problemino fisico, abbiamo qualche giocatore fuori forma, Dzeko soprattutto, però va bene, da domani penseremo alla Juve, stasera godiamoci la serata. Felicissimo per i tifosi dell'Inter, felicissimo per la squadra, ma felicissimo soprattutto per l'allenatore. Avete visto giocatori dell'Inter che quando fate così ci rendete orgogliosi? Oggi, se fosse andata dentro quella palla che è andata sul palo o quel salvataggio di Django, se non ci fosse stata e avessimo perso 1-0, io oggi non mi sarei incazzato lo stesso, sarei stato dispiaciuto, ma non mi sarei incazzato lo stesso perché la prestazione c'è stata. Siamo stati in controllo in casa del Porto 93 minuti su 97. Se poi pigliavi il gol nel recupero e la perdevi dispiaceva, ma nessuno si incazzava come a Bologna o alla Spezia o a Monza, dove eravate stati aberranti. Ce la fate a giocare sempre con questo atteggiamento? Perché se voi vi capite nella vostra testa che
dovete avere sempre questo atteggiamento. Noi ci caviamo delle soddisfazioni, ci caveremo delle soddisfazioni, ci toglieremo delle soddisfazioni anche quest'anno. Dovete solo volerlo voi stessi e dovete solo capirlo voi stessi, senza bisogno che ogni volta uno vi insulti, perché ve le cavate fuori voi dall'anima gli insulti. Quando uno perde la Spezia o Bologna, come avete perso, me li avete tolti dall'anima gli insulti. Ma quando giocate come stasera mi rendete orgoglioso, perché avete giocato con le palle, e se perdavate sti cazzi, ero dispiaciuto, ma è lo stesso, avete fatto la prestazione, e se fate la prestazione nessuno si incazza. Sempre forza, iscrivetevi al canale YouTube e tutte ste robe qui. Diamo!